lavora due Cinciarini, arresta il palleggio, va proprio dal giocatore in casacca reggiana, sotto di Uffer riceve, non con un controllo impeccabile, un giocatore che quella zona del campo la batte con grande efficacia, ribaltamento del lato per Reggio, però Lisevicius tira da tre punti per Solda su Lisevicius, allora si va ancora una volta al gioco ragionato, blocco Diouf Cinciarini, Lisevicius prova a servire lo stesso Diouf, ribalta al lato per Jones, mette a posto i piedi, il mio arrivo Reggio, tre punti di Andre Jones, Reggio Emilia è partita con le marce alte, Reggio Emilia Flaccadori contro Diouf, Reggio accetta il cambio, si va dallo scarico, Grazulis fuori per Lockett, tiro da tre punti, importante, segnato per Trent Lockett, Trento con un mini break di 5-0, prova a... dovrà costruire qualcosa Trento, Flaccadori che agisce da guardia, hesitation, va su, si prende il tiro, Diego Flaccadori, ancora due punti importanti per lui. Conti ancora su un giocatore veramente eterno, Cinciarini fuori per Lisevicius, sotto per lì e va a schiacciare, si appende al ferro, Reggio con un mini break di 4-0, prova a rimettere qualche punto tra sé e l'avversario, al gioco 1 contro 1, 8 secondi, chiama lì, prova ad attaccare Crawford, 1 contro 1, serie di finte, cambio difensivo accettato, fuori per Lisevicius, tiro da 3 punti sugli scarichi, lo sfalda su Lisevicius, è il nuovo più 10 minuti, canestrone anzi di Matteo Spagnolo, Singling che va a prendersi il pallone in end off da Diouf, serie di blocco con Diouf che prova a ricevere uno contro uno, sposta letteralmente Conti e va a appoggiare due punti per contro Lockett, arriva il blocco di Rivers che poi rolla, va a servirlo e va a schiacciare Rivers, bravo Singling al lavoro contro Atkins, ribaltamento per Lisevicius, pallone non preciso, 4 secondi, dovrà inventare qualcosa, svalda su Lisevicius, tiro da 3 punti di Lisevicius, ma viene rimpinguata da questa tripla del capitano di Reggio Emilia, prova ad andare su Conti, è sfortunato, bravo Grazzulis, sa lavorare, a catturare rimbalzo, a segnare, a subire il fallo, il canestro reggiano fuori per la Durner, si va da Toto Forrai, si inclina la sua guardia, serie di blocchi che mandano letteralmente in confusione Riva. È a 107 a 73 contro una già salva Treviso, allora Trento è sesta e vedremo gli accoppiamenti dei playoff a fine partita, mentre gran canestro di Crawford, sua ottima annata, Cinciarini, rischio di palla persa, anzi la perde, uno contro uno di Crawford, anzi uno contro zero di Crawford che va facilmente a schiacciare, di poter sentire i giocatori reggiani, mancano ancora mentre lì va a schiacciare. Mancano ancora quasi 5 minuti a Verona, 70 Dolomite Energia Trento, Reggio quello che poteva fare lo ha fatto, adesso c'è da aspettare quello che accade dagli altri campi, come detto mancano ancora diversi minuti.